e anche ocarinista. Che cosa significa essere ocarinista, Emiliano? Dimmi un po'. Suonare uno strumento della nostra terra, nato a Budrio, nato a Bologna, al suono della terra, al suono della natura. Però questo qui è l'ocarina di plastica. Ecco, un'ocarina di plastica. Quindi normalmente noi siamo pensati a trovare l'ocarina appunto in terracotta, invece questa è di plastica. Tra l'altro mi sembra che arrivi dall'estremo oriente, quindi non viene nemmeno fatta in Italia appunto. Questa è un'ocarina che viene dalla Corea del Sud, è uno strumento fatto appositamente per le scuole, è di plastica proprio perché se cade non si rompe. È uno strumento molto semplice per l'approccio, utilizzabile assolutamente a livello propedeutico per le scuole, e questa qui è la motivazione unica. Dimmi, giusto per capire, i vantaggi della plastica rispetto alla terracotta, come vantaggio? Io penso subito che se un bambino cade per terra, la terracotta diciamo si può rompere, la plastica difficilmente può subire danni, ecco. Mi viene da pensare che sia la cosa... È così. Questo qui è uno strumento fatto proprio in plastica perché se cade in terra non si rompe assolutamente, anche per abbattere i costi comunque. Sono strumenti accessibili economicamente. Certo, mi sembra appunto costruita molto bene. Ci fai sentire tipo una scalettina? È uno strumento particolarmente buono della fabbrica che lo costruisce, a differenza di tante altre che sono proprio dei giocattoli. Questo invece è proprio uno strumento musicale che si possono fare concerti con questo strumento. Beh, questo è molto importante. Ci fai sentire un attimo una scala per far capire un po' il suono che... Bene, molto carina. Ci sono anche altri due buchini, deduco, sì, che vanno anche più basso, sì, rispetto all'ocarina normale. Esatto. La differenza delle nostre scuole, delle ocarine italiane, hanno la discendenza dei subtoni verso il basso, cioè Do, basso, sotto al pentagramma, Do, Si e La, sotto al Do. Ok, molto molto carino, benissimo. Allora Emiliano, a questo punto facciamo un piccolo test, io ti accompagno e facciamo tutto, ok? Ti faccio il levare io, eh? Ok. Volete venire a provare l'ocarina, ci sarò io, chiaramente Emiliano non ci sarà, ma ve la farò provare con molto piacere. A presto. Ciao a tutti.